Rese note le motivazioni della sentenza di condanna per Marcello Dell'Utri, nessuna prova del presunto patto mafia-Stato. Sentiamo Guido Del Turco. Non c'è alcuna prova concreta che sia esistito un patto politico-mafioso, quindi elettorale, tra Marcello Dell'Utri e le organizzazioni criminali di Cosa Nostra. È il passaggio fondamentale delle motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha condannato il senatore del PDL a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i magistrati, la colpa di Marcello Dell'Utri è aver protetto Silvio Berlusconi e la sua famiglia dalle possibili minacce della mafia. Tutto questo almeno fino al 1992, 2 anni prima dell'ingresso in politica dell'attuale Premier. L'accusa aveva sostenuto che Dell'Utri aveva stipulato un patto di scambio nel 1994. Per i giudici questo patto di scambio non è stato accertato, nessun impegno è scritto nelle motivazioni della sentenza, è stato assunto da Dell'Utri nei riguardi del sodalizio mafioso. Né esiste la prova che tali impegni, ove fossero stati presi, siano stati rispettati. Dell'Utri per la Corte di Palermo va condannato per il suo ruolo di mediatore con la mafia. Negli anni 70 e 80, pur di stare tranquillo, Berlusconi preferiva trovare soluzioni accomodanti, è scritto nelle motivazioni, subendo e accettando richieste estorsive piuttosto che rifiutarle, denunciandole all'autorità giudiziaria. Dal 92, secondo i giudici, cambia tutto. Non sono provati né i rapporti di Dell'Utri con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, né il coinvolgimento del senatore del PDL di Berlusconi con gli eccidi del 93 a Roma, Firenze e Milano. Hanno scritto delle cose che non stanno in piedi, secondo me. Quindi, niente, sono tutte cose vecchie, trite, ritrite, ho già ripetuto. Ormai aspetto una sentenza, diciamo, finale, quella della Cassazione, che arriverà certamente entro l'anno prossimo. Lei è fiducioso sulla Cassazione? Ma guardi, io non posso non essere fiducioso, perché altrimenti non vivrei se non fossi fiducioso. Sono sempre stato sulla sentenza finale, mai sulle sentenze scritte a Palermo. Le indagini sull'edicolante ucciso vicino a Napoli per un grappolo d'uva.